È universalmente riconosciuto come il protagonista della tavola delle festività natalizie in tema di dolci della tradizione. Stiamo parlando del panettone, che anche se nato a latitudini nordiche, dal Piemonte alla Sicilia, è sulle tavole di tutti gli italiani. Da molti anni poi sta prendendo piede sempre più l'abitudine di acquistare un prodotto di fattura artigianale, grazie alla sapiente opera dei maestri pasticceri che propongono un prodotto fresco, con materie prime di eccellenza e senza conservanti. Ed una volta provato, vi assicuriamo che difficilmente ne potrete fare a meno. Ma come nasce un prodotto così? Lievito madre non è altro che un impasto, chiamiamolo così, fatto di un processo enzimatico che inizialmente viene creato con yogurt, frutta, cioè con qualcosa che abbia un processo enzimatico di inizio, farina e basta, nient'altro. Viene fatto diciamo maturare in stufa a 28 gradi finché non triplica il suo volume per tante volte. Per produrre un lievito naturale ci vuole almeno 15-20 giorni di rinfreschi e continuamente finché lui non triplica, quindi tocca dargli di nuovo da mangiare ovviamente il nutrimento che è la farina, finché questi enzimi non riescono ad ottenere una certa quantità. L'impasto nelle pirottine, cosa avviene? Beh, diciamo che dopo la fase della preparazione dell'impasto, quindi quella dell'inserire gradualmente tutti gli ingredienti, viene tirata sulla pasta la pasta dall'impastatrice, viene messa sul tavolo, fatta puntare almeno un'oretta, poi viene pesata le varie pezzature da un chilo, tornite e messe negli stampi, e questi devono riposare altri 6 ore, ovviamente 6-7 ore, finché non triplica il volume. La legge del panettone e del lievito naturale più che altro è triplicare il volume, quindi quando è il pirottino che ha triplicato più o meno il volume, come in questo caso, è ora di glassarlo e quindi procedere con la cottura. Il prodotto starà circa 50 minuti in forno a una temperatura di 180 gradi. Quando uscirà del forno dovremo capovolgerlo per effetto della leggerezza e della tanta aria che il prodotto ha dentro. Ovviamente il peso non riesce a tenere la struttura, si capovolge per far sì che il panettone rimanga bello tondo e alto. Allora, dopo tutta la lavorazione, tante ore, tanto sacrificio da parte vostra, alla fine si confeziona e finisce sulle tavole. Ma qual è la differenza tra un panettone così e un panettone industriale? Insomma, perché comprarlo, perché prediligerlo? Ma la differenza non è una, sono limitativo, le differenze sono tante. Innanzitutto partiamo da quello che è il basamento della ricetta, diciamo. Gli ingredienti, ovviamente noi come ingredienti usiamo, come avete visto, uova, burro, tuorli d'uovo, burro, zucchero, farina, proprio la natura che entra dentro un prodotto e mescolato con una certa sapienza viene fuori un prodotto che è eccezionale. L'industriale, ovviamente, leggete l'etichetta e vi accorgerete che ci sono dentro tanti oli, tanti grassi e tante situazioni per cui poi, una volta che vanno a finire nel nostro corpo, rendono, insomma, non sono salutari, tra virgolette. Allora, il segreto è: compriamone pochi, ma compriamoli buoni. Buoni, guardate soprattutto l'etichetta degli ingredienti e guardate anche il prezzo, perché se un prodotto ha un valore, probabilmente ha una qualità importante dentro. May your days, may your days, may your days.